Centinaia di uomini della polizia, di carabinieri e guardia di finanza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 25 presunti appartenenti a tre diverse organizzazioni criminali, una delle quali di stampo mafioso, che operavano su tutto il territorio lucano-ionico e dedita alle estorsioni e al traffico di droga, soprattutto cocaina ed hashish. Nell'operazione, coordinata dalla DDA di Potenza, sono stati impegnati 170 carabinieri del ROS, del Comando Provinciale di Matera, un centinaio di poliziotti della Questura di Cosenza e 60 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Effettuate anche 22 perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi e droga. Sequestrati beni, terreni e attività imprenditoriali nelle province di Matera, Potenza, Bari, Lecce, Foggia, Milano e Salerno. Il calciatore del Napoli, il polacco Milik, la notte scorsa, mentre stava rientrando a casa, è stato avvicinato da due persone in sella ad uno scooter che gli hanno strappato dal polso un orologio, un Rolex Daytona, dal valore stimato di 7.000 euro. Il fatto è avvenuto intorno alle 2 in una strada di Barcaturo, alla periferia di Giugliano. Milik stava rientrando a casa dopo aver disputato la partita allo Stadio San Paolo di Napoli, Champions contro il Liverpool. Sul fatto sta indagando la polizia. Shock all'ufficio INPS di Portici. Un uomo di una cinquantina d'anni di Ponticelli ha tentato il suicidio all'interno dell'agenzia costiero-vesuviana di via Martiri di Fani. L'uomo si è tagliato le vene ed è in gravi condizioni. Il direttore della filiale ha immediatamente disposto la chiusura al pubblico dell'ufficio. Un 27enne e un 44enne sono stati arrestati per una rapina avvenuta il 2 ottobre a Santa Maria La Carità in un appartamento, anche grazie alle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. I due, con il volto coperto da caschi integrali, approfittando di una porta lasciata aperta, avevano fatto irruzione nella casa al pian terreno di una 66enne del posto e, minacciandola con la pistola, le avevano strappato di dosso una collana d'oro per poi darsi alla fuga in sella ad uno scooter. Nel corso delle perquisizioni domiciliari a loro carico, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la pistola usata forse per la rapina, lo scooter e indumenti e caschi uguali a quelli indossati durante il raid. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato un'area recintata estesa complessivamente su 1.600 metri quadri, dove erano stoccati oltre 1.300 kg di rifiuti speciali non pericolosi. L'area scoperta dai militari era anche adibita al luogo di pascolo di una mandria bovina composta da una ventina di capi privi di tracciabilità ed allevati in un contesto ambientale e sanitario in totale spregio delle normative di settore. Al termine dell'operazione sono stati posti sotto sequestro l'area, i rifiuti ed i bovini, mentre responsabile è stato segnalato all'autorità giudiziaria competente per violazione alla normativa ambientale. E colpo grosso di banditi a Marano di Napoli. I malviventi hanno fatto irruzione nel cuore della notte in una gioielleria del centralissimo Corso Mediterraneo. Dopo aver sfondato la saracinesca, i criminali sono riusciti a portare via il registratore di cassa e numerosi preziosi, tra cui orologi del valore di svariate migliaia di euro. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale compagnia. Non è la prima volta che la gioielleria, tra le più note sul territorio, finisce nel mirino dei ladri. Ed una scossa di terremoto stamane alle 9.07 nelle acque del Golfo di Policastro tra Campania e Calabria. Si è stata registrata, il sisma è avvenuto ad una profondità molto elevata, ovvero a 356 km. Non si registrano problemi né alla popolazione che ha avvertito il movimento tellurico. Questa è l'unica scossa che si segnala nelle ultime 12 ore. Nella serata di ieri, poco più a sud, si era registrato un sisma di magnitudo 2.3 ad una profondità di 183 km. Anche in questo caso non ci sono state conseguenze segnalate. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.